Ma anche i miei libri sono fatti di sangue e carne, mamma. In specie i miei, non sono frutti mentali. So che non capisci di cosa parlo e mi dispiace. Nessuno potrà mai capire cosa urge dentro quando non si può fare a meno di scrivere. Forse scrivere è un attacco di pazzia, di nevrosi incontenibile. Forse nient'altro, ma è tutto perché scrive. Il più delle volte quando scrivo mi dimentico di tutto, anche di mangiare. Trascuro la casa, gli amici, le amiche, i gatti, le persone più care, il mondo intero, le mie unghie, i miei capelli, la mia persona, le mille altre cose da fare. Scrivo, fumo, trattengo anche la pipì. Mi disturbano le telefonate, le voci esterne, i doveri quotidiani, i miagolii dei gatti stanchi di vedermi scrivere invece di stare con loro, accarezzarli, chiacchierare un po' con loro. Gelosi del mio lavoro. Gli animali sono come gli artisti, egotisti ed egoisti. Invece di ascoltare veramente, tu ti limiti a sopportare tutto ciò che dico. Lo sento. Non mi credi normale, vero? Perché amo più i miei gatti che tu i tuoi figli. Li accarezzo, li rassicuro. Non li offendo mai, non li maledico mai, non li caccio mai via da me. Se tu mi avessi amato così, oggi sarei più felice.